Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti amici, ventine donne. Dai che si affasemo, affasemo. Dai che mi siamo a Champions, dai che mi siamo a Champions, dai, abbiamo vinto contro la Salernitana. Nessuno ci ferma, nessuno, nessuno, nessuno. Bene, ragazzi, che vergogna, contro Salernitana, ragazzi, contro Salernitana, abbiamo vinto 2-0, ma grazie a chi? A Dybala, l'unico che entra. Che entra, tira. Ragazzi, non lo so, ragazzi. Che inventa e basta, inventa solo lui. Crea azioni così. Ma per il resto, ragazzi, per il resto, quanta disorganizzazione, ragazzi. Quanta confusione, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, obiettivo road 1000 iscritti. Vabbè. Ragazzi, ma quanta confusione. Io ho visto la partita, mezza partita, no, perché a live fanculo, ma si è interrotta la connessione. Va bene. Ogni volta che guardo a Juve, ogni volta che guardo a Juve, mi bisogna che a Juve non guardo altro. Come tutto il resto di tutti noi tifosi. Ragazzi, no, non c'è via d'uscita. Abbiamo vinto, ma anche perché abbiamo incontrato una. Carità. Una Salernitana che non ha gioco, non ha gioco, ha un po' creato, ma pochino niente che potevamo anche pareggiare. Ragazzi, dai, no. Poi ragazzi, ma io ho visto la Juventus con dei giocatori, proprio con giocatori proprio che non sanno neanche a passarsi la palla, ragazzi. Si tirano pallonate in faccia da soli, ragazzi. Si tirano pallonate in faccia da soli. Non lo so, ma quanto dosavano i passaggi? Non lo so. Non lo so, non so, non capisco questa organizzazione di squadra, non c'è niente. Giocano allo sbando, giocano in confusione. Non hanno un attacco, non hanno niente, ragazzi. Ci fiamo a Ken, ragazzi, a Ken. Vabbè. Ken, e più di tanto, non è che non ti risolvi niente la partita, non ti risolvi niente questi giocatori qua. Se non li fai giocare tanto, a parte che non è sto gran è un giocatore mediocre, ragazzi, è un giocatore mediocre. E dopo cosa fa Allegri? Cosa fa? Lo cambia per far entrare negli ultimi secondi della partita, negli ultimi secondi della partita. Quello nuovo, là. E niente, niente, calpesca, che si calpesca, 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 calpesta. Anzi, e poi tanta gente è nervosa perché non riesce a fare un video per poter esporre la propria opinione per la partita perché è nervoso, anzi, no, non
Non si trovano le parole, non si trovano le parole. Ragazzi, sì, entra il giocatore giovane là, nella classe 2002 là. Non so, calpesta i primi passi in campo, no? È finita la partita. Come vuoi dare un giudizio così a valutare un giovane? Che Allegri non li fa neanche giocare i giovani. Li fanno sempre giocare, che entra in campo sempre Rabiot. Se Rabiot, non lo so, sempre quei giocatori là, sempre quei giocatori là. E dopo in conferenza stampa sentite. Allora, ragazzi, beh, insomma, Salernitana Juventus, Allegri, la Juve ci ha dato tanto, ora dobbiamo dare noi. Ora dobbiamo dare noi. Tite che la dare, no, altri. No, altri. Dobbiamo dare noi dobbiamo dare. Te che non ti si può gestire la squadra. Proprio, prima che ti sei il primo a capire, per carità, abbiamo un po' creato, abbiamo un po' creato, un po' di più, ma leggermente, però no. Non abbiamo un'idea di gioco, ragazzi. Non siamo ordinati in campo, non siamo ordinati. E dopo le battute d'arresto contro il Chelsea e Atalanta, la Juventus torna alla vittoria contro la Salernitana grazie al gol di... Ok, le dichiarazioni di Allegri, solito. I ragazzi stasera hanno fatto una prestazione buona in un campo non facile. Perché ogni volta che la Juventus gioca con una squadra è sempre non è un campo facile. Ragazzi, non è così. Perché qua bisogna perché un campo diverso dall'altro, sempre un campo, sempre un campo. Ragazzi, contro Salernitana, che ragazzi, ma cosa dobbiamo. Cosa. Vabbè. Il momento era di massima pressione. Il momento era di massima pressione. Dopo il KO con l'Atalanta, oggi ho parlato con la squadra Juve. Ci ha dato tanto in questo momento. Dobbiamo dare noi alla Juventus per cercare di fare risultato. Con le medie o piccole, finora avevamo fallito. Sbocciami. Non so, se non sono buoni a creare gioco, neanche con squadre piccole, che squadre piccole giocano meglio di noi. Avevo perso il filo. Abbiamo gestito bene la palla. Dobbiamo migliorare nella conclusione. Potevamo farne di più con Morata e Dybala, una bella vittoria che ci porta a 24 punti, ma siamo in ritardo. Ma va? Ma va? Ragazzi, da qua alla fine, a Natale o a fine campionato, cioè ragazzi, la Juventus ha bruciato punti, la Juventus ha bruciato punti. Senza avere uno scopo di... Ma che ne cosa fai nella Juventus, per dire? Qual è? Non lo so, ragazzi, per dire. Non è... Adesso... Qual è il valore aggiunto di Ken? Il valore aggiunto di Caio George? Il valore aggiunto di ogni giocatore che la Juve prende, giovane? E dopo non lo fai giocare. È una cosa assurda, ragazzi. Non lo so. E dopo ogni volta che scende in campo la Juve, vedi sempre, è il sorriso beffardo di Allegri. Tranquillo, sempre tranquillo.
Ma cosa cacchio ridi ogni volta? Ma che non so cosa te ridi, cosa te ridi? Va bene che nella Juventus hai trovato una famiglia accogliente, accogliente perché tutti ti... ai giocatori li coccoli, loro coccolano te perché prendi milioni di stipendio, anche insieme ai giocatori, però la maggior parte dei giocatori non è che interessa niente di far bella figura davanti ai tifosi, di vedere un gioco spumeggiante. Anzi, ma dove andiamo, per carità? Abbiamo vinto con la Salernitana, la prossima partita che giochiamo, giocheremo sempre uguale, sempre uguale. Ritorneremo sempre indietro, giocheremo sempre di merda. Non c'è un obiettivo fisso di quello che vuole fare la Juventus. Basta, basta. Ragazzi, io vi chiedo un'iscrizione al canale, vi chiedo sostegno, perché ragazzi, vedo che con l'aiuto, perché bisogna aiutarsi un pochettino, ma sapete che aiuto ho, perché ho sostegno da parte di altri YouTuber. Però ragazzi, se vi piace questo tipo di, come si chiama, di relazione con voi qua, di dire la mia sulla partita, che la maggior parte è sempre la stessa cosa che diciamo, però vabbè, però per il resto ragazzi, io dico la mia, però non è che cambio, non c'è che tanta differenza dagli altri YouTuber, però più o meno, però ogni YouTuber fanno la loro tattica, tecnica di dire le cose, però la maggior parte ho sentito sempre che la Juve gioca di merda. Quello è fuori discussione, anche se abbiamo vinto con la Salernitana, però alla fine è sempre quello, sempre quello, sempre quello. Abbiamo avuto una piccola scossa, una piccola scossina di vedere gioco, ma poco niente, poco niente. Ragazzi, scusate il video lungo. Dai, ci sentiamo, mi raccomando, un'iscrizione al canale. Un 2-0 con una squadra che non c'era, anche se la Juve non era tanto. Ragazzi, noi ci sentiamo, grazie per chi si è iscritto al canale. E niente, ragazzi, dai, ci sentiamo alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima. Beh, ragazzi, dai. Ciao a tutti e mi raccomando sempre forza Juve, ma ormai è un slogan vecchio. Ormai è un slogan vecchio per me. È un slogan vecchio. Uguale dell'allenatore che abbiamo come stile di gioco. Quello è fuori discussione. Ciao ragazzi e ci sentiamo alla prossima.